Playmaker si presenta qui all'Unipol Arena, Cinciarini e Cagnetti insieme in quintetto con Simon, Majvan e Battista, quintetto all white per l'Olimpia e tanto tanto fosforo sul parquet. Esatto, ma Yasmin Rapis è famoso per queste cose qui di far partire il quintetto, cioè Battista non si è neanche spogliato per le ultime due partite di Coppa Italia, eccolo qua il quintetto, ovviamente non può giocare in Europa, eccoci qui il quintetto base. Calnieter si è proprio ha giocato pochi minuti e adesso qui in quintetto base. Mi piacciono le idee di Repice qui, lanciare questi giocatori qui. Ovviamente è un rischio all'inizio, ti ricordo 5 anni fa ha fatto partire un paio di volte, una volta Petrov, un paio di volte Petrovic, non è andata bene neanche una volta, ok? Quindi è un rischio, ok? Quindi bisogna però provare a avere la mentalità di rischiare e Repice ce l'ha. Per Coccevalli, per Bologna, Fontecchio, Geddi, Asbrook, Mazzola e Pittman, un quintetto che per tre quarti abbondanti di gara fece soffrire l'Olimpia al Forum di Assago, poi però nella gara d'andata 87-72 il punteggio finale per l'Olimpia, volando via nei secondi finali. Ormai è tutto pronto per la palla 2 qui alla Unipol Arena, l'arbitro Seghetti pronto ad alzare l'unica palla 2 della partita insieme a Martolini e Gioni. Grigioni compone la terna arbitrale della partita. Il primo possesso è dell'Emporio Armani Milano con Andrea Cinciarini in punta per Calnieti, subito per coinvolgere anche Battista. Calnieti sfida in fondo la difesa di Mazzola, Milano prova ad andare fino al ferro senza successo. Forse leggermente deviato il tiro, forse, non sono sicuro, ma l'ha fatto alzare Parava. Buon aiuto, recupero da parte di Battista. Asbrook contro Cinciarini in punta, Fontecchio trova sotto canestro Pittman, lui le arrizza con il fallo. Pittman nella gara d'andata era stato un rebus molto difficile da risolvere per i lunghi milanesi e torna a esserlo anche adesso. Qui Battista è giocato davanti a lui, passaggio là sopra la testa di Battista, eccolo qua, e qui fallo ovviamente Battista, canestro valido, 2-0 per la Virtus, possibilità di andare subito a partire con un gioco da 3 punti con un 3-0, vediamo. Dopo 30 secondi di partita sbaglia il tiro libero, ma si ripete per l'invasione di Milan Majvan. Ma bisogna stare attento, mi piace quando gli arbitri sono fiscali, ok? E questo è stato un fischio fiscale giusto, ovviamente. Il pallone di nuovo nelle mani di Pittman, ancora un errore però del numero 1 pivot dell'obiettivo lavoro Bologna. Calnietis, situazione molto simile a prima, questa volta però sceglie di andare a sinistra, alza la parabola, il ferro non dà una mano al lituano, Cinciarini a rimbalzo per Calnietis, arma la mano di Cruno Simon da 3 punti, ancora fuori misura. Buona azione però, buona reattività di Milano, però buon rimbalzo anche della Virtus che sta giocando. Oh, palla deviata, l'intercetto di Cruno Simon che può andare a depositare il pallone all'interno della retina per il pareggio, quota 2. Esatto, e Cinciarini chiama più pressing, hanno lasciato la Virtus rimettere la palla dopo il canestro. Repesce vuole più pressione sulla palla subito. Il pallone di nuovo per Pittman e ancora un fallo di Esteban Battista, coach, è il secondo fallo dopo un minuto e 15 di gioco. Vediamo adesso Repesa come si comporta. Beh, lui, io dico, non voglio creare alibi per lui, Repesa è molto arrabbiato, però forse abituato ai Eurolega dove si può appoggiare la mano. Qui lui ha appoggiato la mano, fischiato. E adesso rimane in campo lo stesso, dovrà un po' gestire i falli, è anche altrettanto vero che se lo togli subito dopo un minuto di partita poi è difficile rientrarci nella gara. Milano ha rotazione lunga, rotazione ampia, quindi può provare anche a rischiare qualche cosina. Nel frattempo Mazzola a schiacciare per il 4-2, Repesa davvero imbuffalito. Oh, già imbuffalito perché ha visto Majvan, ha perso Mazzola e non ma felice lui per questo. Il pallone di nuovo per la Virtus Bologna che lo recupera con Fontecchio, prova ad andare a tutto campo, il ribaltamento nelle mani di Geddi, il tiro è corto e allora il rimbalzo di nuovo per Milano che corre a tutto campo, spazio per Simon, Calnietis, di nuovo Simon dall'angolo, il tiro è corto, Milano con brutte percentuali al tiro, mentre Bologna può correre a tutto campo, di nuovo con Fontecchio, va fino in fondo, il contatto non è sanzionato, passi, 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 passi.
E qui Repes corre a ripare, ci sei magro lì che deve difendere Battista, già due falli, Battista non contento. E Battista parla con lui, Repes parla con Battista, sbracciandosi, sì. Non puoi fare due falli in due azioni, ok? Ha dato lui il quintetto base, molto arrabbiato. Il pallone di nuovo per l'Olimpia, adesso la dobbiamo fare, adesso il pallone perso da Milano, di nuovo Fontecchio a tutto campo, ancora una volta senza successo. Il rimbalzo di Pittman però che è una sicurezza, 6-2 per la Virtus Bologna. Non una buona partenza per Milano, molto fredde le mani nel tiro e poca reattività, qualche palla persa, una sola buona azione di reattività. In punta Cinciarini nell'angolo, Mashvan con tanto spazio, buona costruzione ma il tiro non va a segno, brutte percentuali dal campo per l'Emporio Albani fino a questo momento. Asbrook in punta, vuole attaccare di nuovo con Pittman che va direttamente con il passaggio in angolo per Mazzola da due punti. Time out per Time out Repesa, non è esattamente il marchio di fabbrica di Mazzola questo tiro da tre, ma ha avuto la palla in mano e ha tirato il ritmo molto velocemente. Milano non tirando bene, non reattiva, e Repes chiama subito time out e mangia la faccia a tutti qua, ok? Senza mezzi termini, ok? Abbiamo visto lui veramente super arrabbiato, Battista arrabbiato con se stesso ovviamente qua indietro, ma c'è proprio, dice, ma cosa devo fare? Ovviamente arbitraggio qui è diverso e questo è un tremendo messaggio per lui, non appoggiare la mano all'avversario e non andare lì a stoppare uno che sta segnando sotto canestro, perché ha fatto queste due cose, due falle e lui è fuori. 4 punti Pippan, 4 punti Mazzola, sono i lunghi che stanno facendo la differenza per la formazione di coach Valli, che come abbiamo detto in casa è un osso particolarmente duro, avendo costruito finora la sua salvezza praticamente qui, una sola vittoria in trasferta per la squadra bolognese, tutto il resto l'ha costruito tra le mura amiche. Esattamente, loro non hanno una cattiva squadra, ovviamente Giorgio Valli è un signor allenatore, quindi bisogna strappare, come diceva lui, rubare, come dice lui, qualche partita in trasferta. Milano adesso deve veramente cominciare a giocare, non sono entrati ancora in partita, 3 minuti, 2 soli punti, 8-2 per la Virtus che sta giocando molto bene, con molta reattività, recuperando il pallone. Il pallone di nuovo per la formazione biancorossa, che adesso spera di trovare un altro feeling con la partita. Sinora Olimpia che sta facendo fatica. Cinciarini per Simon, infrazione di passi. Assolutamente li ha fatti, ok? Simon voleva tirare, dice: oh no, mi hanno marcato, devo parlare. Ups, passi. Il pallone di nuovo per la Virtus, dunque Repes ce l'ha con Cinciarini. È un Olimpia che ha anche preso buoni tiri, coach, il problema è che non stanno entrando. Esatto, la palla non va dentro, non stiamo tirando bene assolutamente. Asbrook per Mazzola, di nuovo prova col gioco interno, poi si aprono le acque per Fontecchio che attacca, ribaltamento nelle mani di Ghedi da 3 punti. Tapien che non va. Poi Fontecchio, ancora un errore sotto canestro, rimbalzo di nuovo di Mazzola, Milano davvero distratta, tanto spazio per Fontecchio che questa volta segna, 11-2 Virtus Bologna. La Virtus partita alla grande, Milano non ancora in partita per niente e qui Lafayette entra. Magro, ribaltamento per Simon, adesso prova ad attaccare lui dal lato sinistro e come di consueto diventa tutto per magia davvero più facile. Lui è sempre sotto controllo, non va mai a 100% velocità. Pallone per la Virtus, Esbrook sul lato destro del campo, ancora per Pittman. Mi sembra chiaro il piano partito, intanto Dexter Pittman in lunetta, vuole andare sotto la Virtus. Repes chiede passi, io sono d'accordo con Repes. 2 liberi invece per Dexter Pittman, con in lunetta il numero 1 della Virtus, già autore di 4 punti. Entra Lafayette per Mantas Kalnietis, molto arrabbiato Repesa, lo vediamo qua davanti alla nostra postazione, mentre l'inquadratura ovviamente è su Pittman che tira i liberi. Esatto, 2 liberi ancora e con Kalnietis, e Kalnietis è uno che molto allenabile, come noi sappiamo, ci hai ascoltato perfettamente, ma Jasmin Repes fuori dalla cassa di via, altro tiro libero sbagliato.
e Pittman non è uno specialista. No, no. E anche per questo che poi il fallo è quasi diventato automatico su di lui. Tre falli già subiti da Pittman. Questo va dentro. Tre liberi. E adesso è il momento di Gino Cuccarolo proprio per Pittman dopo 4 minuti e poco più di partita. Esatto, qui a 4 minuti e 9 secondi già giocati. Cince ancora in campo. Proprio lui in cabina di regia contro Fontecchio, doppio piccherolo alto, pescato nel molto modo ben migliore fatto, possibile. Molto ben fatto la panchina Cerella Calnietes. Oh, pure zona pressing, più uomo pressing che zona. Sembrava una zona perché loro avevano preso la posizione 3-2. Vuole alzare molto la difesa Repesa per mettere un po' di intensità sul campo. Sbaglia da tre punti Fontecchio. Matchman, dopo aver segnato, adesso prende anche il rimbalzo. Milano è già dall'altra parte con Cinciarini. Di nuovo Matchman, ribaltamento nelle mani di Simon. Può attaccare dal pick and roll. Questa volta lavora meglio in aria la Virtus, che ha inserito anche Michele Vitali. Arriva il fallo sanzionato da Martolini. Nuova rotazione da parte di Valli, entra Asbrook per Fontecchio mentre sotto canestro Odom per Valerio Mazzola. Qui Fontecchio e Mazzola avevano giocato anche bene, okay? Segnato, fa giocato, recuperi eccetera, quindi vogliono ruotare, vogliono gente fresca in campo per mettere tanta intensità in difesa come sta provando a fare in questo momento la Virtus. Cinciarini attacca Asbrook, poi c'è Cuccarolo che è infinito là in fondo. Lafayette dall'angolo da tre punti, wow. La bomba serviva questo qui da 12-9 adesso qui, e qui si prepara Sanders per entrare per aprire un po' la scatola. Soprattutto serviva perché Milano, lo avevamo già detto in precedenza, aveva costruito buoni tiri ma senza riuscire mai a segnare. Adesso il pallone ad Odom, Vitali molto lontano dal canestro contro Simon, 6 secondi per andare al tiro, la penetrazione del giocatore del 1991 fuori misura. Milano corre, Cinciarini, c'è spazio per il suo tiro da tre punti a segno. Parità, timeout, Virtus Bologna. Giorgio Valli. E quindi 12 pari con una rimonta, non so se 9-0, 10-1. 10-1, ok, quindi veramente un'ottima rimonta di Milano nel momento di bisogno, perché erano partite lentissimamente, non in partite con il tiro, non in partite proprio in trattamento di palla, troppe palle perse nelle mani degli altri. Adesso stanno giocando veramente bene, meglio in difesa, dopo qualche cambio il Repes si è messo dentro magro per la difesa. Mi dispiace per Battista, perché questo veramente, se veramente trova la chiave, questo è un ottimo giocatore. Doppia tripla consecutiva, Lafayette e Cinciarini, e come per magia Milano ritrova subito la parità nell'arco di 60 secondi. Si è aperta la scatola e Milano è subito tornata lì. Guarda la cosa che mi è piaciuta di Cinciarini, a parte il fatto che ha segnato da tre, ha preso, era decisa, ha visto dove era dietro la linea tre punti, si è organizzato e ha tirato il ritmo, non ha esitato, non ha rallentato il tiro, ha tirato con la giusta velocità del tiro, puff, canestro. 4:30 al termine per l'Olimpia, il miglior realizzatore Simon con 4 punti, 3 per Lafayette e Cinciarini, 2 per Matchman, proprio con l'assist di Cinciarini che ha fatto parte di questo parziale di 10-1 che ha subito rimesso le cose a posto per l'Emporio Armani Milano. Ritornano in campo le squadre, inquadrato Asbrook che andrà a incaricarsi della rimessa dal fondo. È entrato Sanders per l'Olimpia, è entrato da numero 4, coach. Yeah, esatto, e lui può giocare qualsiasi ruolo, non dico playmaker, ma quasi, ok, da guardia a pivot. Geddi in cabina di regia per l'obiettivo lavoro Bologna. Lafayette prova a metterci del pepe in difesa. Cercate di fermarlo con la mano, fallo automatico di Oliver Lafayette, e lui dice di no, ma lui mi ha fatto hooking con il braccio. Va lì a protestare un po', ma insomma, quarto fallo di squadra per Milano, uno solo per la Virtus. Esaurisce il bonus, dunque l'Olimpia, Sanders contro Odom, di nuovo Geddi, il piccarol centrale con Gino Cuccarolo, 221 centimetri per lui, il tiro da tre punti di Kenny Asbrook. Con una mano in faccia da lunga distanza, molto ben fatto. Fallo di Asbrook adesso su Cinciarini. E Repes dice Cinciarini, vai lì a marcarlo! Anzi, guarda, Osbrook ha questo. E Repes sta spiegando la panchina, molto arrabbiato, ok? Aveva iniziato la stagione a Cantù, il numero 17 bolognese, che proprio con la Virtus aveva già giocato un paio di stagioni fa, rischia di mettere il piede fuori
Cinciarini, Milano si salva in corner e trova ancora Simon. Wow. 7 punti per lui e parità. No, lui è un giocatore veramente eccezionale per me, Simon, che è proprio momento di bisogno e lui dà sempre qualcosa. Spettacolare anche nella gara di Eurocup a Bandirma, dove ha realizzato 7 degli ultimi 9 punti milanesi, e i 9 punti poi sono stati realizzati per un canestro di magro assist però. Fallo di Cinciarini sul rimbalzo, 2 tiri liberi. Peccato, perché Sanders era lì. 15 pari, entra Jamel McLean per magro. Due tiri liberi. Ha provato a ruotare anche dando minuti a Daniele Magro sotto canestro. Yasmin Repes, un 3 minuti per lui. Adesso è arrivato il momento di McLean, che evidentemente coach Repes non voleva mettere subito nella partita per averlo fresco poi a cavallo tra primo e secondo periodo. Forse, e quindi adesso tiro libero dentro la Virtus, che aveva sbagliato diversi. Sono arrivate 2 in fila. Va a realizzare Rod Odom, uno dei 3 giocatori che viaggia in doppia cifra per la Virtus, oltre da Pittman e Geddi, 3 americani. Lavora in cabina di regia di nuovo Lafayette, doppio piccherò l'altro, rolla Sanders, riceve McLean, il tiro è cortissimo. Cortissimo. E anche fuori misura. Anche fuori misura completamente, c'è proprio troppo aperto, troppo libero, ha misurato il tiro e questo è il risultato. Come dico, ha perso il ritmo, ha rallentato il tiro per essere troppo sicuro. Deve tirare come ci fosse addosso un uomo, ed è difficile se non c'è addosso un uomo. Se la palla è andata davvero troppo lenta, Milano prova a allungare la difesa, quasi Sanders riesce con una magia, ma il pallone di nuovo della Virtus, scivola Simon, deve accettare il cambio Milano, alza la parabola Hasbrook, Pittman vola ma non prende il pallone, Vitali in qualche modo può andare fino in fondo. Più lesta la Virtus in questo caso, yeah, a recuperare il pallone. Milano ha avuto varie occasioni, varie, non l'ha mai presa. Varie occasioni, doveva prendere questa palla, molto brava la Virtus, molto brava Vitali, tiro non facile. Lafayette, di nuovo situazione per liberare Cinciarini sul lato sinistro contro Vitali, pick and roll con Sanders, ancora McLean sul post alto, va da Sanders questa volta, lo svitamento di Sanders come di consueto, una delle sue specialità, yeah, 2 punti per Sanders. Ma lui è uno che gioca tiro da 3 e anche tiro in pivot passo, si prepara Cerella, Bruno, per entrare qui, per chi non so, probabilmente Cinciarini o Simon. Vitali, la palla sotto per Pittman, libera la rotazione molto positiva di Simon, che costringe Pittman a scaricare. Adesso Odom incespica nella sua penetrazione, Milano può correre in contropiede, c'è nell'angolo Sanders con spazio per tirare contro Vitali, a segno. Mamma mia, Sanders, primo sorpasso qui di Milano, era pari qualche volta ma 20 a 19. Calniete si prepara per entrare, Represson, rotazione anche lui come vale, vortiginoso, ok. Fontecchio contro Simon in punta, Hasbrook, ancora il pallone alto per Pittman, non riesce a schiacciare ma arrivano 2 tiri liberi per lui. Yeah, io avrei qualche dubbio su questo, comunque Calnietes adesso per qualcuno, forse per Cinciarini, Simonesco, Calnietes e Cerella, che dà una buona difesa. Fallo di McLean, l'ho sanzionato a lui, 2 tiri liberi per Pittman. Repes fa giocare assolutamente tutti, ok? Tutti. Subito vuole testare i suoi 10 giocatori, 10 in questa primo quarto di partita. Poi ci sono Vecellina e Restelli a completare la panchina, perché ovviamente non c'è capitano Alessandro Gentile, e Andrea Amato da giovedì è diventato un giocatore della Giorgio Tesi Group Pistoia, con la speranza che poi possa tornare un giocatore ancor più completo negli anni a venire a vestire la maglia dell'Olimpia Milano. Rimane comunque legato da un contratto di 5 anni. Lafayette, arriva un fallo lontano dalla palla, comunque sarà solo rimessa per Milano. Yeah, solo terzo fallo di squadra per loro, manca 1 minuto e 43 secondi alla fine di questo primo quarto, più uno per la Virtus con questo canestro, con 2 tiri liberi qua, 21 a 20. Fallo di Geddi in precedenza, ancora Calnietis,
riapre per Cerella con spazio, lo prende anche lui il tiro. Wow, Bruno Cerella molto migliorato nel tiro da più due per Milano, molto migliorato, perché sì, come noi sappiamo, noi veniamo prima della partita, due ore prima, e lui è già lì a allenarsi sul tiro da tre. Davvero giocatore dal carattere d'oro, il lavoratore soprattutto d'oro, sì, Bruno sì, Cerella. Adesso bravo anche Calnieti, qua a intercettare il quasi, pallone. Quasi. Zona 2-3 per Milano, o 3-2 su questa rimessa qua, perché non vogliono un taglio facile sotto canestro, poi magari si adeguano. Nell'angolo Vitali con tanto spazio attacca, poi lo scarico per Pittman che prova a salire, il ferro sputa il pallone, ancora Pittman, ancora col fallo a realizzare la parità. Pittman è il più grande problema di Milano, già ha messo KO Battista con due falli, rimbalzo in attacco, tanti falli subiti, ci ha messo nel bonus, tanti tiri liberi, adesso lui comincia anche a segnare. 9 punti per Dexter Pittman. Tiro libero aggiuntivo, errato, vola Rakim Sanders a rimbalzo. Pari e pari pari, 23 pari, non una grande difesa di Milano questo primo quarto, generalmente ne sono più. Calnieti sfina in fondo il pallone nelle mani di McLean, ma Pittman riesce a scacciarlo via. Allora di nuovo la transizione veloce di Bologna con Fontecchio, proprio su Calnietis lo attacca il talento del 1995, poi il pallone per Geddi, Paul Hendrick, ma molto bene in difesa Sanders. Ce l'ha Sanders addosso, 7 secondi per andare al tiro, Geddi di nuovo per Fontecchio, step back, Calnietis lavora bene in difesa, lavora meglio Vitali con il backdoor a molto ben fatto dalla Virtus, e la Fiera ha perso il tagliante e era pagato caro. Più due per la Virtus, Milano può andare fino in fondo, va a subire il fallo Sanders sul tentativo di andare a chiudere il roll. E qui Simon è arrabbiato per qualcosa, forse abbiamo tirato troppo in fretta. Simon ha detto guardate il cronometro. E infatti la Virtus avrà ancora 18 secondi, sì. Tempo pieno per chiudere l'azione. Rientra Cinciarini per Lafayette, perché Lafayette ha due falli e ovviamente Repesa vuole evitare di regalare situazioni facili a Bologna. Well, Sanders va qui per pareggiare i conti a due tiri liberi. Vediamo se lui realizza il primo. Un po' toccato il ferro, ha fatto un giro attorno al ferro, poi è rimasto dentro. Secondo tiro libero per la squadra di coach Yasmin Repesa. 2 su 2. Ma vediamo la difesa qui, pressing ordinata da Repesa. In questo momento siamo in media 100 punti con questo 25 pari. Cinciarini ruba la palla, segna col fallo. Grande Cincia. Bella pressing di Milano, grande pressing di Sanders. Cincia ha letto dalla lato proprio a posto della palla. Qui vediamo, qui vediamo. Pressing, Cincia arriva e bravo, non palleggia, segna con fallo, più due, più tiro libero per Cincia. Ecco coach, non oso immaginare coach Giorgio Vaglia vedere il suo lungo Odom sul pressing fare un cambio mano dietro la schiena, avrà sudato davvero freddo. Qualcosa dirà fra i primi due quarti. Pressing ancora, e Calnietis, grand leader in campo, parla con Cerella, prende lui, Cincia segna, 2-1, più 3 Milano, vediamo Preschi ancora, non fallo, non Vitali, contro Fontecchio che perde la palla, la Virtus ha staccato Simon va dentro, letteralmente Simon la dentro, problemi per Cerella. Arriva il cambio, Simon per Cerella, tiratore per il difensore, buona mossa di Repesa. Hanno 8 secondi e mezzo qui. Ma buon pressing Milano, pressing Milano ha dato fastidio. Da mettere in campo proprio per Simon, con spazio da 3. Krunoslav Simon! Mamma mia! Che parziale l'Olimpia! Poi Geddi finisce qui il primo quarto. Coach, stavamo parlando a 18 secondi dalla fine che forse Milano aveva affrettato un po' quel tiro con Sanders, era quota 23, Milano ha fatto 8 punti in 18 secondi. Sì, ma non dovevo dirlo, ok, perché veramente infatti è stentato il cancelliere a spiegare a Simon il perché di tutto, e adesso il tabellone ci spiega.
31-25 Milano dopo un quarto a difesa un po' allegre. 31-25 per l'Olimpia, 10 punti di Simon che ha letto alla perfezione anche l'ultimo tiro, ha fatto questa tripla convinto di tirarla e di segnarla soprattutto. Assolutamente, ma lui è questo, cioè il tiro, come dico io sempre, è anche un gesto agonistico. Cincia ha tirato agonisticamente e ovviamente Simon è così, si fa, ma anche Sanders, tanto per dire, devono tirare. Voglio vedere Kalnietis mettere a posto il suo tiro e entrare veramente anche lui con la mano calda. 10 punti per Simon, 7 per Sanders, 6 per Cinciarini, tra Lafayette e Cerella, 2 per Mashvan, 31 punti nel quarto per l'Olimpia. Attacco, siamo a posto, bisogna mettere qualcosa a posto in difesa perché 25 e soprattutto 9 di Pittman sono ma un problema. Ti dico una cosa, dopo 3 minuti Milano aveva 2 punti, quindi vuol dire in 7 minuti 29 punti, una media di 4 punti a minuto, tanto per dire che è una cosa inaudita, ok? Torna in campo l'Olimpia, adesso lo fa anche la Virtus Bologna, per Milano Sanders, McLean, Kalnietis, Simone e Cinciarini. Confermato il quintetto degli ultimi 18 secondi di fuoco, 8 punti per Milano. Per la Virtus invece Gheddi, Vitali, Fontecchio, Pittman e Mazzola, quindi ritorna sotto canestro di nuovo il doppio problema che ha avuto soprattutto nei primissimi minuti Milano da gestire. Ma Cinciarini sta chiedendo allo staff tecnico da lungo tempo cosa deve fare, non deve fare, chi deve marcare, quindi adesso vediamo. Cinci sta dando indicazione anche Kalnietis. Kalnietis è un leader nato, anche Simon, tanto per dire. Cinci migliorando molto in questo. Sanders non se ne parla. C'è qualche problema però al tavolo, quindi si aspetta un attimo l'arbitro Martolini, lo vedete inquadrato. Sì. Sta parlando con, penso che sia uno dei problemi probabilmente fuori dal campo. Adesso, eccolo qua. È stato un problema il col pallone! Non c'era. Il problema del pallone. Ecco qua. Senza palla coach non no, si può giocare. Difficile, ok. Si comincia. Gheddi per la Virtus Bologna a ridare il via al secondo periodo contro Cinciarini. Va fino in fondo al buco. Wow, Gheddi, bellissima entrata contro Cincia. Come un coltello nel burro. Infrazione della linea di Milano. Ha buttato letteralmente via questo pallone. Cinci ha messo i piedi sulla riga per effettuare il passaggio. E dunque nuova occasione della Virtus, se non altro quei palloni persi banalmente in precedenza vengono più o meno pareggiati. Ancora Gheddi contro Cinciarini, che però adesso sa di rischiare di essere infilato e allora difende meglio. Non Milano, ma Fontecchio sbaglia clamorosamente. Sotto veramente un regalo da parte sua. Kalnietis da 3 punti. L'avevo chiesto Kalnietis a mano calda e ci ha dato la piccola soddisfazione. Lei ok, bravo. 7 su 9 da 3 per Milano, così diventa ovviamente tutto più facile. Fontecchio non risponde, rimbalzo di Simon. Milano corre ancora, Cinciarini subito in ritmo, il dai e vai con Simon. Cincia, passaggio schiacciato in aria, no. Pittman da solo a schiacciare. Qui aveva perso un giro. La fiera andrà per Cincia, Cincia esagerato lì, ok. Molto, 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 troppo sufficienza. Il pallone per Simon. Ora dal palleggio, poi Sanders nell'angolo, Cinciarini contro Mazzola. Vediamo se legge il mismatch. Intanto va da McLean, duello di numeri uno con Pittman, il tiro dalla media. Molto ben fatto da McLean, ok? Milano rimane più 7, ok? Vediamo la difesa. Non sono riusciti a fermare la Virtus, troppo regale, ok? Gheddi fino in fondo, ancora contro McLean, sbaglia. Il problema è che poi Pittman rimane da solo. Se McLean aiuta, poi gli altri esterni non possono marcare Pittman. Assolutamente, quindi Pittman dominante questa sera, sta giocando molto ma molto bene. Punteggio davvero altissimo, 36-31 al dodicesimo, potrebbe essere un normale punteggio da intervallo. 39-31, 8 su 10 da 3 di Milano. Simone, è una sentenza, più 8 Milano, più grande margine di questa partita.
Adesso la difesa contro Fontecchio, il jump dalla media del giocatore bolognese è corto, Milano corre ancora con Cinciarini, il ritmo è davvero altissimo nell'angolo, Sanders con spazio, la prende anche lui fuori misura, però era in ritmo lui, però era il suo tiro, l'aveva segnato anche in precedenza. E qui Masvan andrà dentro per Sanders, che leggermente Repes è molto bravo a leggere veramente indici di stanchezza. E Vitali qua perde il pallone dopo aver ricevuto sulla doppia uscita classica. Serie di cambi di Milano, Lafayette e Masvan per Cinciarini e Sanders. Molto bravo Sanders, ha fatto un buon contributo, ok? Non ha 10 minuti filati di fiato adesso Sanders ancora, ok? Non, sta arrivando anche Battista. Dall'altra parte Asbrook per Michele Vitali, eccolo qui coach Repesa, quadrato. Adesso Lafayette, è lui che gioca da playmaker, rimane da guardia Mantas Kalnietis. Simon, il blocco proprio per Masvan, ancora Simon, la palla magica per McLean che va fino in fondo a realizzare. Molto ben fatto McLean, cambiando posizione, la palla in aria, più 10 Milano. Olimpia prova ad allungare con un attacco immaginifico, nel frattempo infrazione di piedi. Dicono infrazione di piedi, aia, non solo del tutto certo, però l'arbitro fischierà sempre. È che la regola è che l'infrazione di piedi è solo se è volontario, quindi volontario mi sembra ci fosse poco, però ci poco. Può stare. Zero. Ci può stare la chiamata, sì, perché alla fine ha proprio fermato il pallone, anche ci se sta, non voleva ci farlo. Sta, ci sta. Gedi di nuovo per la formazione di casa, riapre per Pittman, Lafayette accoppiato con Mazzola, la Virtus prova a servire l'ex giocatore di Montegranaro che va a tirare da sotto, il fallo che manderà lunetta Valerio Mazzola. E qui Milano ha cercato di fare cambi, rotazioni difensive, ups, abbiamo Piccolo che marca un lungo, hanno approfittato loro anche molto bene e questo è il risultato, due libri per Mazzola. Eccolo qua in lunetta il giocatore bolognese. Sbaglia però il primo tiro a sinistra. Cinciarini si prepara per entrare, non so per chi, forse rotazioni vorticose per Repesa, vuole ma tenere tutti sugli anche Giorgio Vale, anche questo sbagliato. Virtus qualche regalo nei tiri liberi. 5 su 9. Forse toglie Lafayette che ha due falle, ma non so. Zona. Zona per Bologna, 2-3. Simon tiene il palleggio aperto, poi va da Kalnietis, di nuovo Simon, attacca Asbrook nel cuore dell'area, McLean ancora per Simon, 6 secondi, vediamo cosa inventa il croato, deve andare a chiudere, fuori equilibrio, non costruisce nulla questa volta. Molto forzata la parte di Simon, che generalmente non da lui. Gedi per Odom, fallo in attacco questa volta di Mazzola. L'ha spostato l'avversario. E coach dal nulla, chi è che si rialza? Krunoslav Simon, il fallo l'ha subito lui. Molto bravo. La Cince va dentro per qualcuno, per la. Vediamo qual è la chiamata per Lafayette, perché Lafayette ha tre falli. Repesa non vuole rischiare, Lafayette ha fatto la sua parte, ha fatto un bel canestro. Allora, Milano più 10, palla in mano, vediamo la gestione di questa palla qui. Vediamo se la Virtus. Da uomo a uomo questa volta, ha fatto un'azione a zona. Kalnietis per Masvan, c'è spazio per Simon Cinciarini, completamente libero, passaggio lob per lui contro Asbrook, lavora dal palleggio, poi nell'angolo McLean prova ad attaccare Mezzola, 3 secondi per andare al tiro, fino in fondo McLean plana in aria a realizzare lo scadere dei 24 molto secondi. Forzato da McLean. Però sapeva e aveva un ritmo lì, ha letto perfettamente. Zona per Milano. Zona per Milano, hanno assato due dita lì, tutte le piccole, tutti i piccoli, 2-3 la zona. Masvan lavora sulla seconda linea, McLean invece nel cuore dell'area, Mazzola dal gomito, c'è spazio, poi ribalta per Odom, di nuovo Gedi, piccherò il centrale, il folletto americano alza la parabola, fuori misura, si lotta a rimbalzo, l'ultimo tocco è di Odom, il pallone è di Milano, che però coach nelle ultime due azioni, mentre c'è timeout sul campo, ha tirato allo scadere dei 24 secondi, un canestro sì, un canestro no, però ha fatto un po' fatica. Un po' di fatica, eccetera, il Repesha
vuole riordinare, è stata Virtus a chiamare questo time out con la palla persa. Repes vuole riordinare un po' le idee qui, spiegare le cose, giocare un po' di zona, un po' di uomo, molto pressing, il pressing è dato buoni risultati, tantissimi cambi. Voglio vedere lui rimettere Battista, se riesce a farlo, perché Battista non è ancora entrata proprio in questa squadra. 5 minuti e 13 al termine, vediamo quale sarà la scelta in questo senso di Repesa, perché comunque con le tante rotazioni che Milano ha potrebbe anche rischiare il terzo fallo di Battista per provarlo a rimettere all'interno di questa partita, perché sennò poi metterlo nel secondo tempo può essere complesso. Adesso vediamo, è uno o l'altro, ovviamente lui ha coscienza, Repesa per me è bravissimo nel gestire la partita, i cambi, gli uomini, a leggere la stanchezza dei giocatori, a sapere quando uno deve cambiare le combinazioni che deve essere in campo, chi deve stare in campo, chi no. È tutta un'arte che uno ha con esperienza e repressionia da vendere. Torna sul parquet l'Olimpia con gli stessi 5 giocatori che avevano concluso poc'anzi. Vediamo la parte di secondo quarto. Gestione di questa palla qua, uomo per Virtus. Kalnietis in cabina di regia, c'è Asbrook in punta contro Machvan. Secondo fallo di squadra. Forse un pochettino di zona mascherata qui, ok? Sì. E Repesce, vai lì e fai questo. Repesce più in campo dei giocatori. Adesso il tavolo chiama l'attenzione dell'arbitro Martolini, risolve la situazione, secondo fallo sanzionato da Asbrook. Passaggio rischioso. Ancora zona, la zona di Bologna, zona. Questa volta un po' più chiara. Kalnietis riapre per Cinciarini, Machvan, 4 secondi per andare al tiro, attacca anche Machvan contro Asbrook, il gancetto sbagliato dal giocatore serbo. È il suo tiro però, ha sbagliato. La Virtus, l'altra palla letteralmente gettato via da loro, e qui più 12 Milano, ancora la palla in mano. Vediamo la gestione questa volta, che l'altra volta qualcosa da desiderare. Vediamo qui ancora la zona ordinata da Giorgio Valli, che comunque sta mettendo un po' in difficoltà l'Olimpia. Ha fatto il terzo tiro consecutivo allo scadere dei 24 secondi. Machvan contro Fontecchio, adesso si accoppiano a uomo e arriva il fallo di Simone Fontecchio nel duello tra i numeri 13 in campo. Terzo fallo di squadra della Virtus. Rimessa, vediamo da dove rimette la palla dal fondo. Cancellieri parla con Simon di qualcosa, attacca la zona, esce Gavi, Vitali in campo per la Virtus. Il pallone nelle mani di Kalnietis. Il post di Machvan contro Fontecchio lo porta dentro, gli strappa la palla dalle mani Asbrook, e allora può correre di nuovo Bologna. L'infrazione di piede di Krunoslav Simon, che se ne accusa immediatamente. Sì. Quasi. Comunque le due squadre non stanno gestendo bene le possibilità in attacco. Adesso Milano qualche azione a vuoto, e anche la Virtus. Il pallone dal fondo per la Virtus Bologna. Con Asbrook in punta contro Kalnietis, c'è Pittman ancora in area. Ovviamente poi deve stare anche attento all'infrazione di 3 secondi. Magia di Asbrook, l'errore, il rimbalzo di Simon. Milano prova a correre a tutta birra, già dall'altra parte. Mamma mia, con l'effetto Cruno Simon, e Machvan non poteva che segnarlo. Mamma mia, che passaggio mentre cadeva per terra. Più 14 Milano, adesso mancano 4 minuti, un po' meno. Pressing sempre. Il pallone di nuovo per Odom. Vitali in punta, vuole provare ad attaccare con la mano sinistra. Furto del Cincia, Milano corre in contropiede con Machvan, che può andare fino in fondo a depositare il più 16 di Milano. Più 16 Milano, e il rapper se vuole pressing ancora, ha ragione lui. Machvan ha perso per un attimo Fontecchio, e quindi una grande allungo qui di Milano questo secondo. Già nel primo quarto e molto nel secondo. 47 punti in poco più di 16 minuti, coach. L'attacco sta, dopo l'inizio molto stentato, a un altro. Perfetto il gioco a tre della Virtus. La sponda per servire Pittman, che ha realizzato 15 dei 33 punti di Bologna.
Tanto si arrabbia Represa con McLean. È pronto. Oh, Maxman. Maxman non ha tenuto la palla in mano. Molto bravo Calniedes. Maxman dice: è stata colpa mia 100%. Il colpo mi tocca il petto. E lo sa, e lo sa. Bellissimo assist. E Calniedes dice: non ti preoccupare, compagni, la prossima volta ti pescherò qui. E Simon esce. Cerella entra. Molto per la pressing. Simon ha fatto molto. Minutaggio, il Repesce vuole gestire e poi Cerella è ottimo nel pressing e lui prende i gadi. Milano poi ha utilizzato solo un fallo di squadra in questi 7 minuti di secondo periodo, dunque può mettere ancora più pressione. Doppia uscita classica per la Virtus. Fontecchio si butta dentro, accetta il cambio Calnietis. Odom, la palla sotto per Pittman, il fallo di Cinciarini. Due liberi per Pittman, non ha fatto canestro che sarebbe stato un danno. Adesso due tiri liberi per lui, poi più 14 Milano. Sesto fallo subito da Pittman, che al momento ha 25 di valutazione. Esatto, lui veramente è pericolo pubblico numero uno per Milano, sta giocando una partita strepitosa. 15 punti con 6 su 7 da 2, 7 rimbalzi, 7 falli subiti, adesso fa anche i tiri liberi, che roba è, quindi è diventato veramente un giocatore pericolosissimo. Simon si prepara per entrare e non so per chi, Calnietes forse. 2.41 al termine, 2 su 2 per Pittman. Simon praticamente due azioni di pausa. Cincia entra per Cinciarini. C'è anche da dire, coach, che dal vivo rende ancora di più. Pittman è davvero enorme, è anche più grosso, sì, di Battista. Sì, più alto. Rischio di infrazione per l'Olimpia. Poi, come al solito, la risolve il professor Cruno Simon. E qui uomo a uomo la Virtus adesso. Voglio vedere Battista entrare in partita. Lui è ottimo a fare i blocchi. Simon proprio con Battista lo pesca e va a schiacciare Esteban Battista. Battista dà una piccola botta affettuosa in testa a Simon per dire grazie per l'assist, compagno, ha fatto molto bene tutti e due. Ghedi esce dai blocchi vitali, Calnietis c'è su di lui. Vitali ancora con il palleggio aperto, Battista prova a fermare Pittman, ancora Calnietis contro Vitali, infrazione di passi, bravo Calnietis. Esatto, Calnietis è un difensore, la gente pensa lui, playmaker, attaccante, tiratore, ma prima di tutto è un difensore. E adesso l'Olimpia ha la possibilità di toccare di nuovo il massimo vantaggio, è più 14, ha toccato anche il più 16, più sulle 47-31, col contropiede di Machvan. Simon in punta, situazione simile a quella precedente con Battista. Adesso c'è spazio per il suo tiro, mamma mia, hai detto Simon. Tu, ok, adesso più 17 punti e McLean si prepara per entrare e anche Sanders. Repesce non è soddisfatto di niente, ok, esigentissimo lui. Ghedi contro Cerella, lo punta, va fino in fondo. C'è anche da dire, coach, intanto sarà rimessa per la Virtus. C'è da dire che Milano in questo secondo periodo comunque ha subito davvero poco, perché Bologna ha fatto 10 punti, nel primo quarto ne ha fatti 25, quindi qualcosina è stato messo comunque a posto. Ma qui escono Battista e Matsvan, dentro Sanders e McLean, vediamo impatto sulla partita. Il pallone per la Virtus, il post di Odom, ancora un fallo di Cerella. Quarto di Milano. Adesso esaurisce il bonus l'Olimpia. Non può più far falli senza concedere i tiri liberi, e quindi, però questo indica quanto Pittman è un problema. Un altro fallo subito, veramente una prestazione in questi primi due quarti, è un incubo per Milano. Odom, la rimessa dal fondo per il giocatore americano. Fontecchio per Vitali, 5 secondi per andare al tiro. Fontecchio frontale, fuori misura, Cerella, rimbalzo, che bravo. Milano può correre in sovrannumero. Passi, doppio palleggio. E qui è Simon arrabbiato perché Cerella voleva la palla. Doppio palleggio, ha fatto palleggio accompagnato, però ha fatto un paio di cose insieme lì. Eh sì, e dunque il pallone ritorna a essere della Virtus Bologna.
sempre più 17 Milano. Gaddi ha fatto una leggera distorsione di caviglio, qualcosa qui, sta zoppicando con gamba sinistra, piede sinistro, ginocchio sinistro, qualcosa non va. Per ora però rimane in campo, yeah. Uscito Pittman, è entrato Fabiani per quest'ultimo minuto e 4 secondi, più 17 per l'Olimpia. Vitali lavora col blocco proprio di Fabiani. Vitali deve stare attento perché qualcuno gli ruberà la palla se non... Tira contro McLean e gli segna in faccia. Molto bravo Vitali, ha visto il lungo addosso, finto di entrare. E il rapper si chiama time out. Si arrabbia con McLean. Ma yeah, McLean. È la peggior cosa possibile. Si trova con un piccolo e... Piccolo fa una finta in entrare, il lungo fa indietreggiare. Bing, canestro da tre. Molto ben fatto da Vitali. 38-52 il punteggio al momento all'Unipol Arena, con l'Olimpia in vantaggio per provare a riprendere Reggio Emilia, che al momento è in testa solitaria alla classifica dopo aver vinto per 86-77 la gara dell'anticipo di mezzogiorno con Cremona. L'Olimpia poi con lo scontro diretto negativo, avendo perso di 1 a Reggio Emilia, non sarebbe prima, ma l'Olimpia, lo ricordiamo, il 10 marzo deve recuperare la gara con Caserta e sarà l'ultima di un ciclo di partite molto ravvicinate, tutto in casa. Si gioca il 2 col Banvit, il 6 con Torino e il 10 con Caserta. Lavorare in casa potrà aiutare a unire ulteriormente il gruppo. Assolutamente, quindi. Però la squadra sta venendo fuori con un'identità, ha vinto la Coppa Italia, ha vinto in trasferta a Banvit con una squadra molto ridotta in termini di numeri, con una buonissima prestazione, quindi... Qui dopo un inizio molto stentato, cos'era, 10-2 per la Virtus, una cosa così, 8-2 almeno, 10-2 penso, adesso si trovano a più 14. Simon, Calnietis, Cerella, Sanders e McLean, la pressione della Virtus, Milano solo con i passaggi supera la metà campo, poi la chiamata per il pick and roll centrale, Simon McLean. Sembra. Frazione di passi per Simon. E dunque il possesso di nuovo per la Virtus. È un arbitraggio, ho detto, molto fiscale. Rappers dice qualcosa, ma anche Simon si sbraccia con Martolini, però molto fiscale. Aia, scappato Gaddi. Gaddi prova ad andare fino in fondo contro Cerella, il tiro è cortissimo, rimbalzo di Fabiani che non completa però il canestro. E allora Milano con Calnietis, c'è spazio per Cerella, extra pass per Simon che però ferma il gioco. Yeah. Vuole andare fino in fondo. Vuole lavorare col cronometro. Anche se poi la Virtus avrà 5 secondi per fare l'ultimo tiro, ma ovviamente 5 secondi è un tempo molto limitato. Cerella, adesso Milano ha 5 secondi, il fallo di Fabiani su McLean, 9 secondi al termine, Milano adesso potrà andare fino in fondo. Esatto. Rimessa... E per di più è bonus perché la Virtus, quarto fallo di squadra, se fanno un fallo Milano tira di tiri libri. Rimessa per Calnietis, c'è Lafayette in campo a dare indicazioni ai suoi compagni. Sanders fare la rimessa, Simon riceve il pallone nell'angolo, vuole attaccare, va a prendersi il fallo di Fontecchio, non vale il canestro. No. Ma saranno due tiri liberi. Due liberi, questa è specialità della casa di Simon, ok? Krunoslav Simon, due liberi. Primo assegno, 53esimo punto per Milano, punto numero 17 per Simon che raggiunge Pittman come miglior marcatore dell'incontro. Sei e 71 al termine, adesso lo supera con il punto numero 18. Virtus toglie il giovane pivot, mette dentro una Hansbrook, aveva... giocatore più piccoli ma veloci e tiratori.
Cerella a tutto campo su Hasbrook, anche Milano ha esaurito il bonus, deve stare attento Sanders. Odom di nuovo per Geddi contro Kalnietis, 2 secondi, il tiro da metà campo è fuori misura. Milano, coach, è in vantaggio 54-38, ha registrato un po' la difesa, l'attacco ha continuato a fare un gran lavoro, il più 16 l'ha costruito così. Coach, il commento di questo primo tempo davvero positivo dell'Olimpia Milano. Ovviamente secondo quarto è stato il classico quarto di Milano, 23 punti in attacco, cedendo solo 13 in difesa, cioè quindi un buon equilibrio fra velocità in contropiede, scelta di tiro, tirando bene, difendendo bene. L'unico pecca, se possiamo dire, la partenza lentissima della squadra, troppe palle perse, 10 palle perse, e certamente Repesha ha parlato di questo all'intervallo. Si riparte, il primo possesso e dell'Emporio Armani Milano nelle mani di Andrea Cinciarini. Sandro Pugliese, coach Dan Peterson al microfono per questa diretta sul sito ufficiale biancorosso. Oh! Battista sbaglia ma prende il rimbalzo offensivo, nuovo possesso dell'Emporio Armani, vuole andare a segnare Battista, lo fa, wow, con voglia di entrare anche lui in questa partita. Insistito, anche forzato, ha sbagliato il primo, però dice no, qui io così vicino al canestro, palla in mano, non sbaglio due volte, e non ha sbagliato. Fontecchio, il pallone di nuovo per Hasbrook in punta, Fontecchio con tanto spazio, sbaglia però ancora una volta, questa volta arriva in fallo a rimbalzo, Machvan su Mazzola fuori posizione. E anche Simon aveva un problema di aiutare e poi recuperare troppo spazio, ha detto Milan è anche colpa mia, ok, quindi ha preso responsabilità, Milano ha più 18 qua, massimo vantaggio. Fontecchio 1 su 8 dal campo, non la sua serata migliore, certamente. No. Adesso prova ad attaccare Simone, viene chiuso da Battista e il ginepraio di braccia recupera il pallone per Milano. Bravo! Con Battista. Battista, bravissimo. Sovrannumero Kalnietis, arriva Battista di corsa, sbaglia però. Oh. E Mazzola recupera il pallone. Lui si lamenta per il fallo non fischiato, ma doveva segnare. Fontecchio poi in qualche modo per Mazzola che tira cadendo all'indietro. Pittman, l'ultimo tocco è nelle mani di Fontecchio. Ancora il corpaccione di Battista permette a Milano di recuperare il pallone. Kalnietis corre a tutto campo, Cinciarini libero nell'angolo da 3. Cincia più 21 Milano, boom, 10 su 13 da 3. Sì, il Milano sta tirando molto bene da 3, 10 su 13 è una percentuale non di ogni giorno, ok? E l'Olimpia è già arrivata a quota 59 in 21 minuti di gioco. Pittman da 2 metri, il suo raggio di tiro è il guaio per Milano, che lui ha sempre una soluzione. 19 punti per Dexter Pittman. In punta Simon, intensità di Fontecchio, arriva il bloccone di Battista, la palla proprio per Battista sotto canestro, infrazione di passi. E l'ha fatta Battista, però Simon e compagnia stanno Kalnietis stanno cercando Battista e Machvan sotto canestro. Sia Machvan che Battista ha avuto una palla sfuggire dalle mani, cioè imperdonabili, ok, lo sanno benissimo. Secondo e me il Repesha li sgrida ancora e Battista ok ho capito, lo devo fare. Secondo me qui Simon ha voluto un po' premiare Battista, perché la difesa di Fontecchio era molto intensa, molto fisica. Battista è arrivato a liberarlo, a portargli un bloccone, e allora gli ha voluto dare la palla quasi per ringraziarlo di aver tolto Fontecchio dalle calcagne. Nel frattempo ancora Pittman, fallo di Simon, fallo che di se Simon ne accusa subito. Si alza la mano subito Simon, perché ha cercato di aiutare, ha fatto la cosa giusta. Repesha sta correggendo tutto, ogni azione, il suo marchio di fabbrica. Rimessa per Kenny Hasbrook per la Virtus. E lui ha addosso Kalnietis, che è più alto di lui. Odom, il tiro frontale su Simon, l'errore. Ancora Kalnietis tiene il palleggio aperto. Oh, da 3. Bashman ha rinunciato in tiro. Repesha si arrabbia. Kalnietis di nuovo col blocco di Battista, lo prende Kalnietis, accetta il cambio la Virtus, poi spazio per Mantas Kalnietis, il tiro è corto, si lotta a rimbalzo, il pallone per Geddi.
Ritorno in cabina di regia. Ancora per Pittman, sotto canestro, si sbaglia. Rimbalzo Machvan, è proprio lui che corre a tutto campo. Il fallo di Asbrook. Devo dire una cosa su Machvan, adesso il secondo rimbalzo difensivo in fila, seconda volta che lui palleggia, e infatti Rappers lo riprende per questo qui, e Machvan dice: oh coach, ho preso un rimbalzo, però non vuole il palleggio Rappers, prendere, aprire, non prendere, palleggiare, aprire. E Rappers si è preso con lui. Cinciarini per Battista, ribaltamento nelle mani di Simon, fallo della Virtus. Mazzola sono sanzionato a lui, rimane più 19. Well, Battista lì è uno che provoca tanti contatti perché è attivo, è forte fisicamente, si muove. Ancora Simon, la palla per Machvan, dentro Battista, wow, segna schiacciando, più 21 di molto nuovo. Molto ben fatto sia da Simon per passaggio, e Battista ringrazia sia Machvan che Simon per i due passaggi ben fatti. Ghedi chiuso nel raddoppio, Kalnietis non riesce però a intercettare. Quasi. Asbrook per Mazzola, di nuovo il tiro dalla media, l'errore di Mazzola, rimbalzone di Pittman che schiaccia col fallo. Mamma mia, non lo ferma nessuno. Pittman è veramente una bestia nera per Milano, non riescono veramente a fermarlo. Una forza della natura, Dexter Pittman. 21 punti già per lui, la metà dei punti della sua squadra. È un giocatore veramente con, si chiama presenza. Lui è una presenza in aria, in attacco e in difesa. Giocatore classe 1988 che ha vestito anche la maglia dei Miami Heat, 38 presenze in NBA per lui. Simon ha visto Cinciarini in ritardo, eh? Zona per la Virtus, Cinciarini riapre per Kalnietis, Battista, vediamo se va a scaricare per un compagno, viene raddoppiato Simon, extra pass nell'angolo, oh! Machvan, mamma mia, sbaglia, ma il tiro era perfetto. Machvan aveva il tiro della vita, lì poteva benissimo segnare, non l'ha fatto. Ghedi per Asbrook, cerca ancora di prendere posizione Pittman, poi il tiro da tre punti fuori misura, rimbalzo di Kalnietis, a tutto campo il lituano per Machvan, in qualche modo per Cinciarini, contro Odom. Cincia. Kalnietis ancora frontale, Kalnietis poteva tirare, attacca, va fino in fondo, alza la parabola, in e out, Battista rimbalzo. Battista una piccola presenza, Battista adesso ne ha 8 punti. Come già decisivo a rimbalzo d'attacco si era rivelato nella partita vinta contro Pistoia, il suo esordio in Serie A. Esatto, molto bene. Più 21 di nuovo per Milano, 8 punti per Esteban Battista. Odom sfidato al tiro da 3 punti, lo realizza. Simon, scusa Simon, troppo lento per recuperare, il Rappers si arrabbia. Bisogna aiutare e anche recuperare, Simon non l'ha fatto. Zona Virtus. Con Ghedi in punta, Cinciarini può andare fino in fondo, riapre per Battista, sotto per Machvan. Mamma che gioco! Oh, Battista! Stai giocando bene, ok? E Rappers si lamenta con lui, non so perché. Rappers! Sempre molto esigente. Oh, Yasmin Rappers, ancora Odom dalla stessa posizione di prima, questa volta l'errore, il rimbalzo di Esteban Battista. Corre adesso a tutto campo Cinciarini. Kalnietis per Cinciarini, il tiro da tre punti cortissimo, rimbalzo Simon per Battista che va a segnare in faccia a Pittman, time out Giorgio Valli, Milano scappa via 67-45, 10 per Battista. 10 per Battista che ha giocato pochi minuti fra l'altro, secondo realizzatore, e il Rappers non dice, e lui rimane in piedi, adesso si siede, ok? Per lui non ha il fiato giusto ancora proprio per andare minuti filati, perché infatti questo time out viene un momento giusto per Battista, e forse andrà McLean dentro per lui per dare un po' di spazio a lui. Più 22 per Milano, penso che sia il vantaggio più ampio della serata. 67-45 per l'Olimpia, che dopo il momento di incertezza iniziale è volata via, e se contiamo quel meno 9 iniziale, l'Olimpia è a più 31 addirittura. Sì, ma meno 9. Era qualche 12-3 all'inizio. 11-2 all'inizio.
poi c'era 12 che mi ricordo, quindi da lì e poi 12 a 6 e poi Milano ha fatto i due canestri a 3 da pareggiare a 12. E qui Rapper se ne parla con tutti. Il pallone per la Virtus nelle mani di Michele Vitali, che fa il suo ritorno sul parquet insieme anche a Fontecchio, più 22 per l'Olimpia. Odom, Vitali, serie di blocchi per liberare Gheddi in post contro Cinciarini, lo porta sotto l'americano della Virtus, arriva l'aiuto di Battista, fuori misura ma comunque sufficiente per prendere il rimbalzo, 2 contro 1, Kalnietis Machvan, arriva dal nulla Cincia, Kalnietis. Che bravi! Molto bravo Kalnietis, bel passaggio in contropiede, Cinciarini molto presente. Vitali con spazio, oh, tiro vale 2, libero. L'assegno, piede sulla linea. Il massimo vantaggio l'Olimpia sul 45 a 69, ancora con Cinciarini, Battista fino in fondo, fuori misura, va a prendersi due il fallo, due tiri liberi e McLean andrebbe dentro. Adesso Sanders va per qualcuno, per Machvan che repisce, e dunque McLean avrà da dire Battista. No, non dici niente Machvan, pensavo che dicesse adesso lo va a dire, no, non dici niente, ok. È andata bene, gli è andata bene. È andata bene a Machvan questa volta, ok. Rappers generalmente racconta la Bibbia lì del basket, ok. Seghetti va a chiarirsi con Giorgio Valli. Non so perché, Valli in ginocchio lì. Valli dice, 22 punti, non ci dai neanche una. E qui, vediamo Battista nel libri, ok. Non so se è la specialità della casa, però intanto lo realizza come bene aveva fatto quel 2 su 2 finale proprio a Pistoia. Esatto, e qui era discreta tecnica. Non mi piace vedere lui uscire dalla linea di tiro libero. Vediamo se fa questo. Stai lì se fai il primo. Se vedi o no, vedi. Con Mazzola che è andato a spizzare via il pallone, fosse stato il primo tiro libero, probabilmente sarebbe entrato lo stesso con l'aiuto del ferro. Sì. Non è così. Con il secondo, 70-47 per l'Olimpia. Odom contro Sanders, che difesa di Rakim Sanders. Piedi ancora contro Cinciarini, ancora in posta, ancora con l'aiuto di Battista. Buone rotazione di Milano e scadono i 24 secondi. No, anche questo, coach, è un buon segnale. Milano è a più 23, siamo al 27esimo, la partita è praticamente andata, eppure difende ancora per far fare 24 secondi all'avversario. Mancano 3 minuti alla fine di questo terzo quarto, Milano più 23, palla loro, vediamo la gestione qua. Ma c'è una striscione, sì, Valerio, non ci siamo, chi è Valerio? Io non capisco mai queste cose. Il pallone per Kalnietis. Cinciarini in punta con tanto spazio, va da Simon che esce dal blocco da 3. Wow. Mamma mia che giocatore, Cruno Simon, 5 su 6 da 3, coach. E qui, esatto, e qui mettono Cerella per qualcuno qui e anche Lafayette entra da qui. Il pallone per la Virtus. Mi dicono, il mio assistente qui a destra mi dice che Valerio è un tifoso della Virtus, ok? Valerio non ci sia. Ah, ragazzi. Esce. Doppio cambio per Milano. Lafayette. Anche Simon esce. Lafayette e Cerella sul parquet. Anche difesa, questi due sono veloci, ok? Tutti i liberi per Fontecchio. No, non ha. Ha troppo palmo sulla palla Fontecchio, Paul Postelli invece dato a realizzare. Sanders con Lafayette, un po' di pressione per la Virtus, Milano la supera proprio con Rakim Sanders che poi torna di consegnato con Lafayette. Buon pressing della Virtus. Olinta, l'Olimpia. Oh mamma mia. 9 secondi adesso solo per tirare. Sì, 9 secondi. Lafayette, come gli succede qualche volta palleggio, problema con il palleggio. Cinciarini la rimessa nelle mani di Cerella, di nuovo per il Cincia, prova ad attaccare, 5 secondi,
c'è spazio buon per Lafayette, sbaglia da tre punti, anche se era un buon tiro. Bravo McLean a rimbalzo, nuovo possesso di Milano, Ciarella di nuovo Lafayette. 7 secondi per chiudere questo possesso. Cinciarini contro Vitali, lo attacca, va fino in fondo, va a pescare un fallo che lo manderà in lunetta con due tiri liberi. E il rapper si dice butta la palla dentro forte con due mani, sta parlando con quelli della panchina che ricevono una lezione di basket a ogni cambio di possesso, no? Da due tiri liberi per Cincia, perché la Virtus è già nel bonus, anche Milano nel bonus. Cincia però, che stava tirando l'85%, ogni tanto anche Cincia sbaglia. Secondo tiro libero anche questo, però Sanders. Bravo Sanders. Lafayette, nuovo possesso, il terzo extra possesso consecutivo per Milano. Prima o poi Lafayette, Cinciarini nell'angolo per Sanders, arriva un fallo, è di Vitali su McLean, e adesso in lunetta ci va McLean, vediamo se Milano trasforma. Sì, Cincia parla con Repesha. Repesha secondo me sta dicendo va lì ancora a assistere con Cinciarini. Cincia dice ok, hai ragione, ho capito, e Repesha va avanti, devi usare il cervello. McLean, che non è sempre la specialità della casa nei tiri liberi, Repesha è arrabbiato anche con i due vici, non arrabbiato, sta parlando animatamente con loro. McLean 2 su 2, ritoccato il massimo vantaggio, più 25, 75 a 50, e Milano che sta tenendo comunque una media altissima per i punti, perché mancano ancora 12 minuti praticamente alla fine della partita. Odom chiuso nell'angolo da Calnietis, deve uscirne, ne viene fuori con Mazzola e poi con Vitali, contro McLean, lo attacca, lo scarico, fuori misura per Mazzola. Un solo secondo per la Virtus, rimessa dal fondo per la squadra della Vunera. Ma uno deve ricevere e tirare, catch and shoot. Vediamo, un tech rimette Mazzola, non rimette la palla. Vediamo. L'arbitro Seghetti è andato a chiedere quanto è, se un secondo pieno o un secondo e nove, fa comunque tanto la differenza. Mi sembra di aver capito dal labiale 1,2. La palla per Asbrook. Buono! Ottimamente fatto dalla Virtus. Okay. Rimbalzo di Fontecchio che ridà un nuovo possesso alla formazione dell'obiettivo lavoro Bologna. Buon lavoro. Deviata da Cervella, ok, e 4 secondi per tirare. Buon lavoro in difesa di Milano anche qui. Di nuovo con Odom. 4 secondi, vediamo. Asbrook esce dal blocco, ancora fuori misura, a rimbalzo ancora la Virtus Bologna con Fontecchio, nuovo possesso per Odom, tira ancora lui, questa volta va a segno. Repesha arrabbiato perché 3 opportunità e alla fine hanno approfittato bene, più 22 per Milano, ultimo 1 minuto del terzo quarto qua. Calnietis per Lafayette, sotto per McLean, l'uno contro uno contro Fontecchio, prova a togliere la sedia. McLean non riesce a realizzare con la palla che fa in e out, come si dice, è sputtato fuori dal ferro da tre punti. Fontecchio la finta, poi si butta dentro, il tiro è di Mazzola da tre punti, anche lui a segno. 6-0 di parziale per la Virtus, non positivo per Milano, da più 25 più 19 adesso per Milano. Ultimo tiro di questo quarto. Lafayette, 10 secondi per andare al tiro. Prova ad attaccare lo schema per far ricevere Cerella e tirare. L'errore però dall'arco dei 6,65 di Brunito. Vuole correre Vitali da metà campo. Il pallone scheggia il ferro. L'Olimpia ha staccato la spina nell'ultimo minuto. Coach, ma aveva toccato il massimo vantaggio di più 25. Sono andata più 25. Un attimo, un calo fisiologico e la Virtus ha approfittato molto bene. 2 canestri da 3 senza tanti complimenti. Olimpia che ha il suo miglior marcatore in Simon con
21 punti e nel terzo quarto ha fatto capolino nella partita Esteban Batista realizzando tutti i suoi 11 punti, o meglio, adesso mi correggo, 9 dei suoi 9, ha fatto 2 lì prima dell'intervallo, ma molto bene Esteban Batista, e questo gli dà molta confidenza, molta fiducia in se stesso a quello che sta facendo. Qui un ragazzo ha cercato un tiro da metà campo, mentre parliamo noi, non pensava che ne sarebbe neanche arrivata, e qui invece è sfirato. Lo stiamo vedendo sullo schermo, il gioco dello sponsor della Serie A, Becco. Se mi danno a me 100 tiri da metà campo, non faccio neanche uno. Un minuto. Ma tu sai che in America c'era un premio a Chicago, uno che faceva, non so, $1,000,000, ok? Con la clausola non potevi aver giocato ad un certo livello. E uno ha fatto il canestro mette a capo, ha fatto indagine e lui aveva giocato. E non ha dato neanche un centesimo. Si ritorna sul parquet, lo fa per prima l'Olimpia, Calnietis, Cerella, Lafayette, Sanders e McLean. Sanders a bandirma contro il Banvit ha giocato anche da tre perché c'erano dei problemi fisici di buona parte degli esterni, però mi sembra che la scelta sia chiara, almeno in Serie A lui gioca da numero 4 e da numero 4 può davvero fare la differenza. Ma lui è troppo potente come qualsiasi altro 4, forse più elevazione e certamente più mobilità. Si torna a giocare. Strano, c'è Martolini davanti al Repice, il Repice non parla con l'arbitro, questo è il primato mondiale. Rimessa Virtus, quarto quarto. Hasbrook vuole subito attaccare, lo scarico per Pittman, grande protagonista dell'attacco Virtus nei primi tre quarti, poi per Vitali ancora a segno, terza tripla consecutiva. 16, da più 25 a più 16, complimenti alla Virtus, 9 punti in fila, 9-0. Tre canestri da tre, un passaggio di Lafayette molto problematico. Calnietis di nuovo in punta, tiene il palleggio aperto, vuole il roll di McLean, lo serve ma in modo poco preciso, sì. La palla è della Virtus. Time out Repesce, questo sarà un time out bellissimo per Repesce, perché lui sta guardando il tabellone e non è per nulla contento, ok? Nulla. Time out sul campo, 9 minuti 26 al termine, alla fine del terzo periodo. Il dato della valutazione era incredibile, 92 a 48 con un Simon che aveva un più 24 in plus minus, Simon 28 di valutazione, 21 punti, 5 su 6 da 3, 5 rimbalzi, 4 assist. Cosa volere di più da un giocatore? Ma anche giocato bene in difesa, che non è un super difensore, sì, ma però si sta dando molto da fare, e questo è, come sappiamo noi, il segreto della difesa. Rappers è non molto felice qua, dovendo chiamare questo time out. 9-0 per la Virtus, tutti arrabbiati qui, tutti tornano in campo, e Simon si sbraccia un po' a Rappers. Vediamo quale sarà la reazione, poi ricordiamo, coach, che mercoledì alle ore 20 l'Olimpia sarà di nuovo in campo al Forum contro il Banvit per difendere il più 3 negli ottavi di finale di Eurocup, perché si gioca con la formula della differenza canestri, una partita importantissima per il futuro europeo dell'Emporio Armani Milano. Ma qui torniamo in cronaca diretta con Michele Vitali che pesca Odom sotto canestro a schiacciare. 11-0 e Milano a più 14, mancano 9 minuti. Improvvisamente la partita è un po' riaperta. 61-75, Sanders, è il momento del bisogno, arriva Rakim the Dream. Molto bravo Rakim, un bel passaggio di Calnietes, quasi intercettato da Lafayette. Milano ha alzato il tono un po' qui in difesa. Ancora Fontecchio fino in fondo a realizzare, ha provato a mettere più intensità Calnietis, ma non c'era un aiuto in mezzo alla rete. Esatto, qui troppo. Fontecchio è un bravo giocatore, ma entrare così a difesa schierata non è una cosa
da lasciar fare. Lafayette ancora per McLean contro Fontecchio, va a trovare il fallo che lo manderà in lunetta e potrebbe, qualora ci fosse un 2 su 2, anche toccare la doppia cifra che per ora hanno preso Battista e Cinciarini con 11 punti e Simon con 21. Sì, Battista e Cincia 11 a testa e Simon 21 in panchina per lungo periodo qua, Repesce sa che c'è, e McLean va a realizzare 3 su 3 liberi sinora per lui, 4 su 4 per Jamal McLean, arriva ancora un cambio per la Virtus, Geddi per Asbrug. Pressing per Milano, molto aggressivo, e si vede Sanders andare avanti, lui è ottimo nei pressing, mi fa dei cambi, dei raddoppi, recuperi. Occhio, predaggiare contro Sanders è un pericolo. Nuovo Geddi in cabina di regia molto per la Virtus. Meglio adesso Lafayette con gambe e piedi, oddio. Vitali anche lui prova col palleggiare questo tiro, il pallone si impenna, ancora Pittman a rimbalzo, il fallo di McLean, saranno due tiri liberi. Buonissimo lavoro di Pittman, hanno cercato di aiutare, qualcuno ha messo, McLean ha messo la mano lì, eccolo qui nel replay il contatto, il tiro di Vitali, la palla si impenna, arriva Pittman, con una mano la prende, con l'altra la tira, McLean va giù con la mannaia. Tiri liberi per Dexter Pittman, che può tornare a essere il migliore realizzatore della partita, visto che al momento deve dividere la palma del top scorer con Simon a quota 21 per Pittman. 8 su 10 da 2, 9 rimbalzi. Qui però non è un tiro libero perfetto, la mano, il palmo della mano tocca troppo la palla, ok? Bisogna controllare con i polpastrelli. Va a realizzare, questo va bene. 22 punti, 9 rimbalzi, 9 falli subiti, 34 di valutazione, ad un passo dalla tripla doppia Dexter Pittman. Lafayette in punta per Calnietis, Milano comunque ha un più 15 rassicurante da gestire. Sanders in faccia a Odom da due punti, una tranquillità questo ragazzo nel momento del bisogno che è incredibile. Sì, palleggio resta il tiro anche, molto ben fatto lui. Più 27, questo è il margine forse più, o più 17, scusami. 64-81, ancora Vitali dall'angolo da tre punti, fuori misura, va a prendersi il rimbalzo. Molto sveglio Vitali, ok. Pittman contro McLean, il gancio è corto, il rimbalzo di McLean, scusate, di Lafayette, che adesso prova a correre, chiama lo schema numero 3 per Milano. Il post per Cerella che non riceve, riceve in punta Calnietis, piccolo all'esterno con McLean, si prende il tiro completamente fuori misura, molto fuori misura sul però tiro. Lo voleva, e lui voleva questo tiro, si sentiva in ritmo andando a sinistra, Cinci andrà dentro per Calnietis adesso e Simon va dentro per qualcuno, per Cerella. Doppio cambio per Milano, Simon Cinciarini. Tu sai, sanno che io amo Calnietis come giocatore, ma lui deve mettere a posto il tiro adesso, non è ancora un tiro, il Repes lo dice qualcosa. Geddi fino in fondo a realizzare con il fallo, è sanzionato a Lafayette, il quarto fallo fatto della sua partita. Molto ben fatto da Geddi, una bella entrata a difesa schierata, quarto fallo per lui, lo abbiamo rivisto poc'anzi il canestro di Abdul Geddi, che va a realizzare anche in questo caso. Più 14, Milano non è fuori dalla foresta il coro, ok? L'impresa è un po' fermata sia in attacco che in difesa, tanto arriva un fallo, solo 6 punti per ora in questi 3 minuti e mezzo quasi dell'ultimo periodo. Sì, non una partenza bruciante per Milano. 11 invece quelli subiti dalla Virtus, che aveva chiuso già il terzo periodo con un 6-0. Lafayette perde la maniera del pallone, ancora Virtus. Lafayette protesta, ma anche Simon ha da dire. Geddi
Adesso però Martolini va a parlare con il tavolo per sanzionare il fallo tecnico a Krunoslav Simon. Mamma mia! Dunque un tiro libero e poi la palla comunque rimarrà in mano alla Virtus. L'Olimpia ha staccato un po' forse troppo presto il piede dell'acceleratore. Esatto. Adesso bisogna rimettersi in carreggiata. Esatto, Simon arrabbiato. Un tiro libero. Ghedi lo segna. Rimessa. 13 punti. Guarda, 6 minuti e mezzo. Da più 25 Milano si trova più 13 adesso. È un po' staccata la spina e non riescono a rimettere ancora Ghedi fino in fondo. L'area è completamente libera. 11 punti. E qui Battista va dentro e anche Masvan. Simon, c'è bisogno della sua sapienza tecnica. Lafayette da 3 punti. Wow. Oliver Lafayette. Mamma mia, un canestro molto forzato, però ci voleva. Più 14 Milano. 2-3 miracoli di questo tipo questa sera. Da 3 punti Milano sta tirando con percentuali adesso molto positive, ma non più irreali. 12 su 21, ma a un certo punto della partita era 10 su 13 quando Cincinnati aveva realizzato il 59-38. Adesso Sanders va a sbagliare contro Pittman. Molto forzato da Rakim Sanders. Adesso il fallo di Sanders per fermare la transizione. Si va a sedere sia lui che McLean dentro Marchman e Batista per occupare di più l'area. Interessante questo qui, McLean fuori, che ha avuto qualche problema pure lui, ok. E anche Sanders dentro Battista e Masvan. Time out sul campo chiamato dalla Virtus Bologna. 5.36 al termine. Ovviamente troverà l'assalto la Virtus. Milano deve resistere a questa situazione. Bisogna dire che la Virtus non ha mollato la presa sotto di 25, ha fatto il rimonto, sono arrivate anche a meno 11, quindi sono stati molto bravi a rimanere nella testa della partita, con la testa psicologicamente e proprio agonisticamente. Da quel momento, dal 75-50 per Milano, Bologna ha realizzato 20 punti, 9 solo per l'Emporio Armani, che ha 5 uomini in doppia cifra. Cinciarini, Sanders e Battista con 11, 10 per McLean, 21 per Simon. Dall'altra parte 3 giocatori in doppia cifra per la Virtus, 22 per Pittman, 12 per Vitali e 10 per Odom. 5.36 come detto al termine, con gli arbitri che, lo vedete nel vostro teleschermo, parlottano. Adesso li vedete ancora più inquadrati. Esatto, recente, questi ultimi anni time out vanno lì a parlare del più e del meno. Seghetti, Martolini e Grigioni, questa è la terna arbitrale questa sera alla Unipol Arena. Ecco qua Virtus rimessa laterale. Abdul Ghedi è lui che si incarica della rimessa. Ci sono 8 punti realizzati dal playmaker virtustino. Lafayette recupera il pallone, poi il fallo di Mazzola che ferma subito il contropiede milanese. E dunque la rimessa dal lato per l'Olimpia. Vediamo la gestione dell'Olimpia qua. Cicciarini a sollevare pressione, chiama lo schema basso, tiene il palleggio aperto, riapre per Battista. Lafayette vuole attaccare, prende la linea di fondo, alza la parabola con l'aiuto del ferro. Mamma mia, bel canestro di Oliver Lafayette. Canestro, mano sinistra è tutto. Più 16 Milano, mancano 5 minuti. 5 in fila per Lafayette nel momento in cui la Virtus si era rifatta più sotto. Per Lafayette 5 punti e anche un recupero. Giocatore che sta diventando anche di sostanza. Buon rimbalzo di Simon, bel passaggio, doppio palleggio non fischiato. Nuovo Lafayette, abbiamo scollinato il 35esimo contro Odom. Vediamo se Milano va da Battista, marcato da Asbrook. Battista gli ruba il pallone Asbrook in modo falloso. Il quarto fallo della Virtus, sarà rimessa per Milano sotto canestro.
4:44 da giocare, quarto fallo. Pittman rientra per Asbrook, come quattro ne ha Mazzola e vitali per Milano. L'unico con quattro falli è Oliver Lafayette, che comunque rimane sul parquet, anche perché comunque lì è la partita, è un passo dall'essere conquistata all'Olimpia. Simon, proprio per Lafayette, da tre punti! Wow. Sono otto in fila per Lafayette. Da più 11 a più 19, adesso 8-0 per Milano, nel momento che non stavano giocando molto bene, la Virtus stava giocando molto bene. Asbrook sulla linea di fondo, l'aiuto di Battista, poi l'ex Canturino va a pestare la linea di fondo, il possesso di nuovo dall'Olimpia, che ha ripreso anche un margine più corretto rispetto alla qualità della partita che aveva dimostrato di fare fino al trentesimo minuto. Repes si è arrabbiato moltissimo, adesso è molto più tranquillo lui. Lafayette, ancora pick and roll con Esteban Battista, ribaltamento nelle mani di Cinciarini, ancora il blocco del giocatore uruguaiano che va a fare però infrazione di passi. Passi Battista, ha messo la palla, ma invece si arrabbia con Battista. Repesa adesso, Fontecchio di nuovo per Ghedi, non c'era difesa qui, doppia cifra anche per lui. Con se stesso 11 per Ghedi. Lafayette sul lato destro del campo, la situazione per andare a liberare in punta Cinciarini con il pick and roll con l'uruguaiano Battista. Mashvan, extra pass per Lafayette, ancora! Oh, non voglia più un colpo! Mamma mia, Lafayette ha le gambe, prima aveva infortuni le gambe e non aveva questa elevazione, adesso ce l'ha, più 19 per Milano. Sono 14 punti di Lafayette, come 14 sono anche quelli di Ghedi, che segna ancora da 3 punti. Ma adesso sul più 16 a 3 dalla fine, Milano può stare ben più tranquilla. Battista per Simon in punta, arriva il fallo di Fontecchio. Due liberi per Simon. Eh sì, perché Bologna ha esaurito il bonus. Quarto fallo anche per Fontecchio. È molto affaticato, si vede che lui mette le mani sulle ginocchia spesso, ok, però sta prendendo minuti di gioco qua, quindi bene. Mazzvan parla con Repesce, sembra a Cinciarini, mentre a lunetta c'è Krunoslav Simon che sbaglia il tiro libero. Simon che non ne sbaglia mai uno, ha sbagliato questo, per fortuna che non conta coach, visto che Milano è a più 16 a 3 minuti e 5 secondi dal termine. Spesso, come gli capita, quando sbaglia il primo, mentre Battista manda la lunetta Odom con il fallo a rimbalzo, quando Simon sbaglia il primo, spesso sbaglia anche il secondo. Mamma mia, Krunoslav Simon, che non ne sbaglia mai. Il lunetta, Dexter Pittman. Che parla con Battista, che Pittman, per la verità, ok, ha toccato Battista nel cercare di recuperare la palla, Battista in reazione, ha fatto il fallo. Cioè, tutti e due stavano lì a litigare per la palla. Quindi. Pittman però ha migliorato nei libri, vediamo qui. Eccolo qua. Questo. 23esimo punto e per lui è 7 su 12 tiri liberi. Ma lui è veramente fattore numero uno per loro in questa partita qua. Sono 24 i punti per Pittman contro il pressing di Bologna. Più 14 per Milano, eh? 3 minuti al termine, Simon contro Ghedi, lo vuole attaccare, la buona difesa dell'americano sulla linea di fondo, ancora Simon in qualche modo con Mashvan, ancora Simon, 6 secondi per andare al tiro, la palla nell'angolo per Cinciarini allo scadere da 3! Molto ben fatto! 2 su 2 da 2, 3 su 4 da 3, 6 assist, Cinciarini sta davvero crescendo moltissimo! Fallo non so di chi. Il fallo è di Lafayette, è il quinto fallo per Oliver Lafayette, che lascia il parquet con 14 punti, di cui 8 fila. Una buona partita di Oliver Lafayette, solida. Da quando lui ha messo a posto le gambe, non è più infortunato, ha ripreso
condizioni fisiche, difende meglio, tira meglio. Primo libero a segno per Geddi. Repes ha da dire a Battista. Battista ha sentito l'allenatore più questa sera che forse il resto della carriera. Cinciarini ancora contro Hasbro con qualche problema di ball handling. Sporca la palla Kenny Hasbrook. Milano ha un solo secondo per superare la metà campo. Bravo Simon, rimette la palla lui. Il passaggio deve attraversare a metà campo. Vediamo chi prenderà il pallone per Cerella. Canestro, ma che intelligente è il professor Simon. Simon è veramente bravo. L'aveva vista già prima di prendere il pallone. Sì, sì, sì. Per lui si tratta dell'assist numero 7 della partita, mentre Cerella va a fare fallo su Vitali. Un fallo onesto. Vitale lo sa, Massimo si è spiegato. Due tiri liberi per Vitali dopo questo fallo subito. 2 minuti e 10, Milano a quota 97. Potrebbe andare anche a puntare alla tripla cifra. Tanto sbaglia il primo tiro libero. Va a segnare il secondo. Olimpia che quest'anno non ha mai toccato quota 100 in campionato. Il massimo lo aveva raggiunto alla seconda giornata di campionato con i 90 punti realizzati contro Varese. Brutto passaggio di Ciccia. Mazzola sbaglia, rimbalzo Battista. Milano corre a tutto campo. Simon attacca, lo scarico per Battista. Il fischio di Seghetti per l'infrazione di passi è arrivata prima del fallo. Questa virata in Eurolega è valida, in Cina è valida, non è valida, non è valida il campionato italiano. Ma lui le deve far vedere i filmati, non può fare questo. Ha preso la palla, vai dentro, chi dice deve fare la virata? Nel frattempo ci correggiamo, il massimo era arrivato a Cremona con i 91 punti realizzati nella vittoria 91-76 contro la Vanoli. Quindi già Milano ha raggiunto il massimo, vediamo se arriverà anche alla tripla cifra. Nel frattempo Pittman sotto canestro a realizzare il 26esimo punto, più 14 per Milano. Simon per Battista, si ritorna ancora da Simon, numero contro Pittman, poi trova Machvan, 7 secondi per andare al tiro. Machvan contro Mazzola, lo porta sotto, si gira e alla fine arriva il fallo che lo manda in lunetta. Machvan ha fatto la virata, una pirouette alla Battista, però l'ha fatto bene. Battista l'ha fatto vedere troppo come passi. Ultimo minuto di gioco, 1 minuto e 7 secondi. Quinto fallo per Mazzola, rientra Rod Odom sul parquet. Due tiri liberi per Milan Machvan. Per lui questa sera 8 punti che diventano 9. Una partita di ordinaria amministrazione, sì, positiva, sufficiente, niente di più però. Esatto. Voglio dare MVP questa sera a Krunoslav Simon, ovviamente, e menzione per Battista leggermente migliorato, ok? Quindi non voglio dare MVP a lui che non è stato così, però ha fatto vedere segni di progresso. Geddi per Hasbrook, il pallone adesso per Odom, il tiro dalla linea del tiro libero a segno, 53 secondi. Simon contro il pressing della Virtus Bologna. Milano vinse di 15 all'andata, 87-72. Simon contro Hasbrook, prova ad attaccarlo, il pick and roll con Battista, 7 secondi per andare al tiro, la palla proprio per Battista che vuole attaccare Pittman, si girerà a sinistra e la sua mano, molto ben fatto, arriva al 101 di Esteban Battista. I due bambini non avranno tempo per entrare per Milano se non c'è un fallo. Peccato, Lorenzo Restelli e Simone Vecerina, sbaglia la scacciata Pittman, Milano prova a correre a tutto campo, poi si ferma. Rimangono lì, finisce la partita così. 101-85, due bambini non entrano, quindi fa così. Un plauso anche a loro per questa bella vittoria in trasferta. Milano, coach, si riprende al primo posto in classifica insieme a Reggio Emilia. Una bella vittoria, buona vittoria, con ben 7 giocatori in doppia cifra. Molto ben fatta dalla squadra.
85 sono tanti punti da cedere, però globalmente parlando una buona partita, 101 punti, tanti contropiedi, forse troppo palle perse, però buona intensità dalla squadra. E allora, con i 21 punti di Krunoslav Simon, votato MVP da coach Dan Peterson, è davvero tutto dalla Unipol Arena di Bologna. Un ringraziamento anche a voi amici di olimpiamilano.com che ci avete seguito in streaming dai vostri computer. Una buona serata da Sandro Pugliese e coach Dan Peterson, e appuntamento a mercoledì 2 alle ore 20 al Forum d'Assago per portare assieme l'Olimpia ai quarti di finale di Eurocup, visto che si gioca contro il Banvit Bardirma. Una buona serata dalla Unipol Arena.